Chi è che ti spaventa, tra virgolette, di più? Chi è che se mi paventa? Oddio. Facciamo Flavia Vento, Valeria Marini. Insomma, sono sempre le donne alla fine le più agguerrite sull'isola. È quello che anche io non capisco. Io per me io arrivo serena, tranquilla, sono una persona alla mano, però poi vedi, hai visto anche l'edizione anteriore, ero molto tranquilla, ma poi ho tirato fuori anche le unghie, perché comunque sono le persone che ti fanno tirare fuori le tue caselle, ecco. Che Aida vedremo? Un'Aida tranquilla, insomma, vedrete come sono io, sono molto tranquilla, simpatica, poi questo anche lo vedrete un po', mamma, perché anche sono mamma. Come hai spiegato al tuo bimbo il fatto che adesso parti? Guarda, lui ha 3 anni, io gli ho detto vado al mare, anch'io mamma, anch'io vengo al mare, però non capisce ancora, io ho detto vabbè, mi guarderai in TV, vedrai, sarò lì, però lui no, oggi partivo, ok mamma dai ci vediamo, te lo giuro, è stata dura. Chi è che sta in questo periodo? Sarà con mia sorella, con la nonna, con suo papà, basta. Rispetto alla prima volta, che cosa cambia a livello di spirito questa volta? Allora, prima di tutto so quello che vado ad affrontare. Secondo, sono più grande e questo gioca tanto a favore. Sono un po' più saggio, dai. La maternità mi ha fatto bene e poi che è un'esperienza che mi fa veramente piacere rivivere. È assurda, perché se uno ci pensa è un'esperienza assurda, però mi fa veramente piacere riviverla e si può capire solo quando la fai. No, infatti, perché a guardarvi da casa dopo qualche settimana lì sembrate distrutti, disfatti, cioè mai più fuori da un resort, eppure tornate. Hai ragione, guarda, però se la prendi con lo spirito giusto, secondo me tutto si può fare nella vita. Senti, non sarai l'unica mamma sull'isola. No. Stavolta meno male, perché l'altra volta sono stata strattaccata per questo. E la trovo anche un po' un'ipocrisia, una cosa molto brutta, perché se un uomo va via per lavoro va tutto bene, va via la donna succede il disastro completo, come se io i miei figli li prendo, li abbandono per strada al gelo. Ma stiamo scherzando, c'hanno un padre, c'hanno i nonni, c'hanno, vanno a scuola, sono benissimo. E poi ogni tanto è anche giusto che si porta soldi in una casa. Che sempre gli uomini, dai. Isola dei Famosi, atto secondo, insomma non è bastata una volta. Ma l'altra volta sono andata via io col pubblico che voleva che io rimanessi perché facevo tanto ridere e mi volevano tutti sull'isola, quindi tornarci anche un po' pure per i miei fan che mi adorano e voglio rimanerci e non deluderli. Con che spirito parti? Guarda, parto con uno spirito totalmente diverso perché comunque quando ho fatto la prima edizione non sapevo bene a che cosa andavo incontro, adesso lo so e so pure come devo giocare. Quali sono i più grandi problemi, insomma quelli che poi ti hanno fatto a un certo punto dire basta, non ce la faccio, e quindi adesso come pensi di affrontarli questi problemi? Guarda, innanzitutto i miei cani, io sono andata via per i cani, ecco. Purtroppo amo talmente tanto i miei 4 cani che mi mancavano da morire. Questa volta li ho messi bene, stanno tranquilli, a casa di una ragazza dormono sui divani, c'è il veterinario 24 ore su 24, mia madre, insomma stanno bene.